Si poteva trovare davvero di tutto alla mostra del disco e del fumetto usati e da collezione, ospitata come sempre dall'Arezzo Fiere e Congressi. Per appassionati e collezionisti, anche la fortuna di poter incontrare gli autori, alcuni dei quali aretini, dei personaggi più amati. In effetti ci chiamano la scuola aretina, quindi portiamo avanti il nome della città nel mondo dell'editoria e ne siamo abbastanza fieri, devo dire. E oggi addirittura siamo qui perché, come è diventata una specie di tradizione, tutti gli anni cerchiamo di fare il punto della situazione degli autori aretini. Quindi ognuno di noi racconterà nella sala dibattiti i suoi progetti, progetti futuri, quello che deve uscire in edicola, come lavora, e sarà anche disponibile naturalmente alle domande dei lettori e dei presenti a questo dibattito. È un onore ed un onere, perché l'impegno attualmente è notevole, perché i lettori sono molto pignoli, ti seguono, ti controllano come disegniamo i cavalli, le armi, bisogna studiare tutto nei minimi dettagli. Ecco, magari in passato disegni erano un po' più superficiali, un po' più semplici, invece adesso è molto impegnativo, insomma, ecco, bisogna darsi da fare.